Dempsey mi ha fatto lo stesso effetto di Maradona. Se non hai mai visto nulla di Maradona o Jack Dempsey, stenti a credere che siano stati campioni fuori da ogni tempo, capaci di reggere il confronto con il presente nonostante il continuo progresso sportivo. Eppure, se cerchi su internet le loro gesta, capisci il vero significato della parola talento. A vederlo boxare sembra un pugile moderno, mobile sulle gambe, capace di schivare, contrattaccare. Questo perché Dempsey aveva capito una cosa fondamentale del pugilato: tutto parte dai piedi. Difatti, pur essendo praticamente un medio massimo di oggi, grazie al suo footwork, i colpi risultavano potentissimi anche nei massimi di quel periodo. Il suo continuo oscillare spostando il peso da una gamba all'altra lo rendeva difficile da colpire, e il suo stile, completamente votato all'attacco, lo rese ben presto l'attrazione più intrigante di tutto il Nord America. Entrò a far parte della linea strappando il titolo a Willard per KO alla terza ripresa. Dopodiché innesca le sue prime due difese al titolo con due KO che lo rendono ancora più popolare. Nel 1921 distrugge la leggenda francese George Carpentier, mentre nel 23 vince ai punti con Gibbons. E da vera e propria star di livello mondiale affronta il toro selvaggio della Pampa, l'argentino Angel Firpo, che tutti ritenevano pericoloso quanto se non più di Dempsey. La sua popolarità dopo la vittoria con l'argentino salì alle stelle. Il pugilato viveva un vero e proprio boom parallelamente all'America del primo dopoguerra e Dempsey era quello di cui il pubblico aveva bisogno. Il giusto mix di talento, potenza, brutalità che distruggeva tutti i grandi campioni che fiorivano all'epoca. Pensate che fu il primo sportivo a diventare milionario negli anni in cui i calciatori in Italia prendevano 600 lire al mese. E difatti, anche per questo, si prese 3 anni di stop godendo un po' della sua ricchezza. Ma nel 1926 c'era un altro campione che stava battendo la sua strada e il suo nome era Ginny Tunney. Tunney veniva venduto come l'ex marine che aveva combattuto la prima guerra mondiale, ma chi lo conosceva bene lo chiamava Gentleman Gin. Sì, perché fuori dal ring studiava la letteratura inglese, passava intere giornate sui libri e teneva seminari di Shakespeare all'università. Ed era proprio questo lato riflessivo a prevalere sul ring. Gentleman Gin preferiva di gran lunga lo studio degli avversari e l'accumulo dei punti rispetto all'approccio iperaggressivo del campione. Non amava tanto KO, ma amava definire i suoi match partite di scacchi. Questo ovviamente gli costò i favori del pubblico, che a volte annoiato dai suoi incontri gli gridava contro frasi del tipo «Vogliamo le botte, non Shakespeare». Ma con il passare del tempo tra i fan della box iniziò a girare la voce che c'era un pugile capace di battere il campione. Così il 21 luglio del 1926 Jack Dempsey, per la cifra di $1 milione, torna sul ring a Filadelfia per affrontare Gentleman Gin di fronte a 120.000 persone. Il match fu esattamente come ci si aspettava sulla carta.
Dempsey cercava il KO frenetico e Tunney accumulava i punti assecondandolo. Ma nessuno, 94 anni fa, aveva mai visto o poteva anche solo immaginare un balletto del genere. Fu l'incontro più tecnico della storia e lo vinse Gini ai punti, contenendo Dempsey che, privato della cintura, pretese subito il rematch e lo ottenne l'anno dopo a Chicago per una borsa da 2 milioni di dollari, in quella che tutti ricorderanno come The Night of the Long Count. Il rematch fu dominato da Tunney pressoché come il primo, fino alla settima ripresa però, quando Dempsey riesce a portarlo alle corde infliggendogli un poderoso knockdown. Ma il conteggio non partì subito e ciò permise a Tunney di guadagnare secondi preziosi. Ad ogni modo Tunney si rialza e nel round successivo continua la sua dominazione mettendo a sua volta a knockdown Jack Dempsey, ma qui il conteggio inizia subito. Il verdetto finale sarà un punteggio unanime a sfavore di Dempsey, che dopo quell'incontro appenderà i guantini al chiodo. Mentre il campione difenderà il titolo ancora una volta per KO contro Tom Haney e si ritirerà da imbattuto nel 1928 rompendo definitivamente la linea di sangue di John L. Sullivan. Per la prima volta la cintura rimase in contesa, fino a quando un torneo dei massimi del 1930 portò a Max Schelming contro Jack Sharkey. Vinse il tedesco Schelming, diventando il primo campione non anglo-americano della storia, ma anche il primo a vincere il titolo per una squalifica, dando però di fatto vita ad una nuova linea di sangue, che ritornò a Sharkey nel rematch tra i due poco tempo dopo. E poi, finalmente, fu la volta del primo e unico campione italiano della linea. Primo Carnera era un uomo gigantesco, ma riusciva a dominare con stile un'incredibile potenza, e ciò lo rendeva molto pericoloso offensivamente, mentre difensivamente era un ottimo incassatore. Il suo regno durò ben due difese e fu il punto più alto del pugilato italiano, ma poi dovette cedere il passo a Max Beer, un pugile molto tecnico, astuto e mobile che ci svegliò dal sogno riportando la cintura lineare negli Stati Uniti, che presto però gli fu strappata da James Braddock, Cinderella Man. Un pugile vecchio che aveva perso metà dei suoi incontri e che ha visto la gloria solo a fine carriera, conquistando la cintura dei massimi in quello che ancora oggi viene definito l'upset più incredibile. Ma la linea corre veloce ed è sempre in cerca del migliore, che nel 1937 risponde al nome di Joe Louis, un appena 23enne capace di far scoccare la mezzanotte a Cinderella Man con un tremendo KO. La scalata al titolo di Joe Louis, che lo portò a Braddock, fu caratterizzata da tantissime vittorie e una sola sconfitta per KO, inflitta dall'ex campione Schmerling, quella del pugno sotto la cintura, che nel frattempo era diventato il pugile simbolo della Germania nazista. Così, dopo la vittoria del titolo da parte di Louis, la propaganda nera non perse l'occasione di pretendere un rematch per dimostrare ancora una volta la supremazia razziale bianca verso quella di colore. E Louis, molto motivato dalla sfida, la accettò. In poco tempo divenne l'evento del secolo. E c'è un motivo se questa frase nella storia della box si ripete ogni volta, perché ogni evento segna l'epoca in cui viene vissuto. Stavolta siamo alle porte della Seconda Guerra Mondiale e un semplice incontro di pugilato si è trasformato in un fronte bellico. Schmeling partì dalla Germania con la benedizione di Führer,
Joe Louis si incontrò prima del match con Franklin Delano Roosevelt, che gli disse testuali parole: «Joe, abbiamo tutti bisogno dei tuoi muscoli per battere la Germania». Il match si svolse a New York, di fronte a 70.000 persone, e durò appena 2 minuti, minuti nel quale Lewis sconfisse Schmeling per KO dopo 3 atterramenti nella prima ripresa. Una vittoria netta e simbolica che mandò KO anche tutte le logiche su. Ma niente è come sembra, perché l'America per cui aveva combattuto Lewis era la stessa che esultò pochi anni prima quando Schmeling lo mandò KO, per il solo fatto che Schmeling era un pugile bianco. E lo stesso Schmeling in realtà era solo una pedina in mano alla protagonista. Il suo futuro lo passò in America, rinnegando il razzismo e rimanendo a fianco dell'ormai amico Lewis anche nei momenti di maggior difficoltà. Ma questa è un'altra bellissima favola che merita di essere raccontata. Dopodiché Joe Louis scrisse la storia del pugilato. 27 difese al titolo consecutive, di cui 22 KO in 12 anni di carriera, record imbattuto ancora oggi, 6 difese al titolo contro ex o futuri campioni del mondo come Max Beer, Carnera e Braddock, 4 volte pugile dell'anno per Ring Magazine e un'eredità infinita di frasi d'effetto del tipo «Tutti hanno un piano finché non vengono colpiti» o «Non amo il denaro, però mi calma i nervi». Si ritira da campione imbattuto nel 1949, lasciando il titolo vacante, pronto ad essere sbranato da Walcott e Charlie, e poi andrà in depressione mangiandosi tutti i soldi che aveva guadagnato fino allora e bevendosi tutto il tempo che gli restava da vivere. Ma il dopo ha sempre poca importanza nelle storie sportive, perché tanto Lewis l'immortalità se l'era già guadagnata.